Dopo la lite tra Achille e Agamennone, una grande insoddisfazione si fa strada nell'armata greca. Ma i capi degli Achei riuscirono a impedire che una spaccatura ancora più grande dividesse i loro guerrieri. Guidato da Ettore e Paride, l'esercito troiano scese sul campo di battaglia. Sapevano che Achille e i suoi mirmidoni si erano ritirati dal conflitto. Senza i loro migliori guerrieri, i greci sembravano molto meno minacciosi. Paride si fece avanti e, agitando le sue armi, gridò e sfidò a duello i migliori tra i guerrieri greci. Improvvisamente, attraverso le linee greche, rispose con un grido Menelao, re di Sparta e discepolo di Ares. Si aprì strada tra i guerrieri achei, dichiarando di accettare la sfida. Il coraggio di Paride svanì alla vista del suo rivale. Le sue ginocchia tremavano dal terrore. Si ritirò vicino ai troiani, riparandosi dietro il più coraggioso fratello. Ma Ettore si sentì oltraggiato da tale codiardia. Insultò furiosamente il fratello per far venire alla luce il suo orgoglio e il suo coraggio. Questi si vergognò e subito si scusò per il suo atteggiamento disonorevole. Allora Paride disse che avrebbe duellato con Menelao e che il vincitore della disputa avrebbe avuto il diritto di tenere Elena e tutto il bottino di guerra. Greci e troiani, quindi, giunsero a un compromesso, suggellato da sacrifici. Fu deciso che Elena sarebbe rimasta con il vincitore del duello. Intanto, dall'alto delle mura di Troia, Re Priamo e la sua corte aspettavano il duello che avrebbe potuto cambiare il destino della città. Il re chiese a Elena quali grandi guerrieri riuscisse a vedere da lassù. Lei indicò e presentò al re Agamennone, Ulisse, Aiace e Menelao. Ma le mancavano i suoi fratelli gemelli, Castore e Polluce. Paride e Menelao si equipaggiarono con scudo e lance, pronti a iniziare il duello. Gli spettatori trattennero il respiro per la tensione. Il silenzio era totale. Il principe troiano scagliò la sua lancia con tutte le sue forze contro il suo avversario, ma il discepolo di Ares deviò l'arma con facilità. A questo punto il re spartano sferrò il suo attacco. Menelao scagliò la sua lancia sacra al dio della guerra, puntando a uccidere il suo nemico. Anche se il bel principe troiano bloccò l'impatto con il suo scudo, non riuscì a contenere la potenza dell'arma avversaria, che lo trafisse e lo ferì. Paride allora lasciò cadere lo scudo e imbracciò la spada, preparandosi al duello corpo a corpo. Menelao e Paride si scambiarono colpi di spada. Ma la differenza di forza tra il re spartano e il principe troiano era evidente. Il discepolo di Ares sferrò un forte colpo con il suo scudo, gettando a terra Paride. Menelao non vedeva l'ora di mettere fine alla vita dell'uomo che gli aveva rubato la moglie. Perciò alzò la spada e con tutta la sua forza sferrò il colpo fatale. Ma la spada di bronzo di Agamennone si ruppe sull'elmo del suo rivale. Il re di Sparta gridò al cielo, chiedendo quale crimine avesse commesso per essere punito così severamente dagli dèi. Afferrando l'elmo del suo avversario, Menelao trascinò il principe troiano al suolo. Gli Achei stavano già festeggiando la vittoria del loro campione, quando la fibbia di cuoio che fissava l'elmo alla testa di Paride si ruppe. E il principe si allontanò strisciando dal suo avversario. Proprio mentre il re spartano era pronto a uccidere il principe adultero, una nuvola di polvere coprì Paride. Attraverso la nebbia, a Paride apparve la dea Afrodite, che grazie ai suoi poteri lo condusse lontano dal combattimento. Menelao era furioso per la scomparsa di Paride e iniziò a chiamarlo pretendendo che tornasse indietro. A causa della fuga del troiano, si proclamò il vincitore del duello e reclamò il suo premio. Agamennone, il capo della spedizione greca, esigeva che i troiani consegnassero immediatamente Elena, siglando finalmente la pace tra i due popoli. Ma sull'Olimpo la dea Era, moglie di Zeus, osservava tutto e non voleva che la guerra finisse senza che Paride e tutti i troiani fossero puniti. Zeus chiese il motivo di tanto accanimento contro una delle sue città preferite. La dea Era rispose dicendo che lui avrebbe potuto distruggere una qualsiasi delle sue città preferite, come Argo, Micene o Sparta, a patto che lui permettesse a Troia di essere devastata. Zeus mandò quindi Atena a mescolarsi tra i troiani per diffondere la discordia. Atena, anche lei ostile a Troia,
sussurrò all'orecchio di Pandaro, un eccellente arciere troiano, che la gloria di chi avesse sconfitto Menelao sarebbe stata enorme. Pandaro allora scagliò a tradimento una delle sue frecce contro il re Spartano, colpendolo al fianco. La freccia scagliata dall'ingenuo Pandaro mise bruscamente fine alla possibilità di pace tra i due popoli. Gli eroi di entrambe le parti spronarono i loro guerrieri all'attacco. La guerra, che durava da più di 9 anni, entrò ora nella sua fase più sanguinosa. Grandi eroi morirono e persino gli dei versarono il loro sangue davanti alle mura di Troia, con immensa soddisfazione del dio della guerra.